Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e ben ritrovati qui sul mio canale e ben ritrovati in un nuovo episodio di City Skyline. Allora, innanzitutto voglio ringraziare veramente di cuore Laura che mi hai aperto gli occhi, guarda, mi hai aperto gli occhi, io ho capito di essere di un'ignoranza mastodontica su questo gioco veramente e di questo ti ringrazio. D'altronde non credo di aver ringraziato mai tante persone per avermi così fatto notare, seppur velatamente, ok, e con grande nonchalance, per cui io ti ringrazio veramente tanto anche per questo, di avermi umiliato in un certo senso riguardo a questo gioco, ok, per cui in realtà, guarda, non stesso sto scherzando ovviamente, ma mi hai suggerito di creare una parte abitativa, d'accordo, senza scuole, senza niente, giusto per far lavorare le persone di un'ignoranza, diciamo così, abbastanza importante qui. Allora, io direi di creare un quartiere, ecco, scusatemi, ma proprio, diciamo, no, devo farlo arrivare, no, lo facciamo arrivare fino a qua, di una regolarità incredibile, di modo tale da occupare meno spazio possibile, ok. Io qua non riesco a fare un cavolo perché c'è l'uscita autostradale, però posso andare magari fino a qua giù. Ecco qua. Guarda, arriviamo fino a qua. E già qua, per esempio, potremmo andare a prendere case su case. Popoliamo anche tutta questa zona. Sì, sì, vogliamo case. Vogliamo case. Ma scusatemi, datemi il pennellaccio, anche questo è vicino alle industrie, non me ne sbatte niente, ok, e facendo diciamo una parte abitativa anche qua, vediamo se questi trovano lavoro qui dove ci sono le industrie, vediamo un po'. Qui non dovrebbe arrivare l'influenza delle scuole. Tra l'altro vediamo che c'è anche una richiesta commerciale di un'importanza incredibile. E qua sarà un bel problema. Qui sarà un gran bel problema. Allora ci servono. Dobbiamo fare delle cose di questo tipo. Allora, datemi il secchiello. Continuiamo a fare qua. Continuiamo a trattare questa parte, diciamo. Che la voglio tutta commerciale ad alta densità. Allora. Ma anche qua, che cazzo di lavoro state combinando? Avanti, facciamo così. Ok. Tutta alta densità in teoria dovrebbe sistemare. Cazzo, qua. Qua è un po'. Oddio, ho raggiunto gli 11.000? Ho raggiunto gli 11.000? Che ficata, monumenti di sesto livello. I treni? No, abbiamo sbloccato i treni. Basta trasporti, che cazzo avete voglia qua? Non lo so io. Allora, nuove politiche, incentivo per le piccole imprese, incentivo per le grandi imprese, organizzazione spaziale del settore industriale. Wow! Edifici ad alta tecnologia, divieto di grattacieli. Abbiamo la stazione ferroviaria, centro logistico ferroviario e la centrale idroelettrica. Questa è una gran figata. Bellissimo. Allora, aspettate, qua c'è da far arrivare sia l'elettricità che anche l'acqua. Allora, prima cosa l'acqua. Allora, prima cosa l'acqua la facciamo arrivare fino a qua e così copriamo tutta la zona. Il discorso elettrico è un attimo più delicato perché che razza di giro potremmo fargli fare un giro così
E così. Ok, dovremmo soddisfare tutte, ma perché metto in pausa in queste situazioni? Che palle. Ok, vediamo un pochino se riusciamo a sistemare questo discorso. Allora, tornando a noi, per quanto riguarda i negozi, facciamo tutto ad alta densità. Anche questo, via tutto. È tutto ad alta densità. Ci sarà bisogno di persone sicuramente più istruite, però vediamo se effettivamente questa richiesta c'è. Allora, a livello abitativo, qui non è che sta andando proprio alla stragrande, però ecco, qui potremmo fare, come mi diceva giustamente Laura, e grazie veramente, un quartiere. Che farei così. Ok. Ops, ho cliccato. No! Ma no! Ecco, così. E lo potremmo fare anche fino alla rotatoria, in realtà. Compresa. Ok. E diamo una politica a questo benedetto quartiere. Che non mi ricordo più dove cazzo sono, le politiche, eccolo qua. Dove c'è? Ma è vero, dove cavolo? No, non ho. Sulle tasse, sulla pianificazione, incentivo, divieto di grattacieli, divieto dei veicoli pesanti, no. Divieto legge, orca miseria. Qua non posso mettere, però. Non voglio che istruite queste persone. Non c'è la possibilità, per la miseria, come faccio? Se li faccio liberalizzazione, forse mi diventano più slandroni, magari, in questo quartiere, e quindi dovrebbero, non so, essendo un po' più fatti, come si può dire. Ma no, non lo so io adesso, A livello di tasse non mi interessa. Ma non l'ho ancora sbloccato quello dell'istruzione, cioè di poter dire, no, andatevene a fanculo, io non vi istruisco, vabbè. Io guarderei l'istruzione. Tanto qua non arriva l'istruzione. Cioè qui non ti puoi istruire proprio, per cui è impossibile. Dovrebbe andare così, dai. Richiesta commerciale adesso è buona. Devo ancora finire quest'ultima parte qua in fondo, ma potremmo anche iniziare a farlo. Allora. E facciamola tutta ad alta densità. Lo so che è tanta, però. Questa è la città che vorrei. Ok, ecco qua. Perfetto. Che sembra uno slogan anche, no? Questa è la città che vorrei. Ecco, guarda, facciamo anche così. E dovremmo aver beccato tutti i possibili. Spazi vuoti, facciamo anche così, così siamo sicuri con il pennellone. Ok, adesso la richiesta commerciale dovrebbe scendere a dismisura. Allora, come va? Cosa succede qua? Ah sì, per forza, perché non ho portato ancora l'elettricità fino a qua in fondo. Qui c'è un incendio. Qui c'è un incendio e abbiamo un problema perché. Dovrei effettivamente fare una stazione di pompieri, magari in questa zona, giusto perché sarebbe il caso di tenere sotto controllo, questa zona qui, insomma, ecco, allora dai, facciamola. La tengo a una certa distanza perché così mi copro entrambe le aree. Oh, che bello, qua c'è anche l'ambulanzetta che è subito partita. Vediamo di risolvere, anche perché qua abbiamo a che fare con dei pozzi petroliferi, ragazzi. Cioè adesso non è che bisogna cincischiare tanto. Ma questi erano già dei pompieri. Che cazzo ci faccio? Boh, vabbè.
Quanti cazzo di camion sono usciti? E la madonna, che cazzo è sta roba? Bruciata, compagnia petrolifera, vabbè. Un edificio è bruciato, vabbè, che cazzo se ne incula. Cioè, scusatemi, ricostruiamo e via. Avanti, diamo potere un pochino al... Eeeh, che palle! Sei una spina al culo. Vabbè, continuiamo a portare avanti questo discorso. Ma vacca loggia, ma... Vacca, merda, guarda, guarda, guarda che roba, guarda, guarda. Adesso qualcuno mi dica cosa cazzo devo fare io qua. Cioè, ma che merda, ma che cazzo, ma che cosa? Allora, come minchia me la sbrigo adesso? Ma guarda te, ma vaffanculo, cazzo, ma si può... Cioè, voglio dire anche, c'è bisogno di elettricità in una minchia di... Guarda, guarda che cazzo. Cioè, non è possibile. Ma perché c'è bisogno di elettricità in una stazione di pompieri? Cioè, fatemi capire. Ecco, guarda. Forse ho risolto così. Ho risolto così, meno male. Ma che merda! Cioè, guarda, è un cazzotto nell'occhio proprio questo pezzo di... È un pugno nell'occhio, cioè, proprio. Vabbè, comunque. Come siamo messi qua? Che c'è? C'è un incendio! E qua non ci arrivano i pompieri? No. Assolutamente no. Ma cosa devo fare io? Cioè, veramente, quanti soldi ho? Ok, ho soldi da buttare. Ok, allora, ho soldi da buttare e vi metto una stazione. Dov'è che la potrei mettere? Ma perché le rotatorie sono così inutili? Allora, io faccio così a questo punto. Faccio così e mi libero questo posto. Che non serve a questo punto lì. Ok. E facciamo che rimettiamo le industrie. Vabbè, è andata a fuoco, penso, quella cosa. Vabbè, non importa. Almeno messa qua la stazione dovrebbe fare molto. In quella posizione lì. Ok, allora, intanto, a livello di trasporti, come va la nostra metropolitana? Allora. Sta lavorando estra bene anche, perché fa la stessa cosa dei nostri autobus, eh. Cioè, praticamente è bellissima questa cosa qua. Ottimo, 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 ottimo. Molto bene. Allora, adesso di cosa c'è bisogno ancora? Ci sarà bisogno di alcuni altri spazi commerciali. Io dovrei anche cominciare a pensare alla zona uffici, ma finché non c'è una richiesta a livello industriale, io non ci punto neanche. Allora. E che cacchio faccio? Vedi che però qua non abbiamo ancora abbastanza lavoratori, in tutto ciò. Devo alzare però il discorso commerciale. E qui mi prendono un po' in castagna, perché non so bene dove mettere questo discorso commerciale, se non forse diminuendo qui e mettendo un pochino. Ok. Togliamo queste abitazioni a questo punto e mettiamo tutta zona commerciale in questa rotatoria. Ok. E adesso ci vuole anche qua. Qual è il problema qui, scusi? Scusi.
Perché questa zona non la fa? Ma che cos'è questo? C'è la stazione di polizia, forse? È la clinica! Va bene, tesoro, va bene. Ok, adesso comincia ad esserci una piccola richiesta a livello industriale. Ma qua è già stato messo praticamente, quindi sono già a posto in realtà, per il futuro. Il futuro. Perché qua l'acqua non c'è? Che cazzo mi racconti? Cosa cazzo mi racconti? Mi stai dicendo che... Ma che stiamo scherzando? Andiamo immediatamente a fare un'altra pompaggio stazione. Allora, aspetta. Mi scusi, eh. Io ho bisogno di... Uè. Perché non mi fai demolire? Ok, ecco. Cioè che stiamo scherzando? Allora, ne mettiamo un altro qui. In teoria l'elettricità non so bene se lì ci arrivi. Adesso eventualmente valutiamo. Se mai facciamo così, ed è presto fatto. Adesso gli manca la tubatura. E anche qua. Ecco qua, la uniamo così. Ok, dovremmo avere risolto, ma anche gli scarichi hanno bisogno adesso, quindi ci vuole una bella stazione, un bel tubo di scarico. Bello non lo so quanto sia, però... Ok, abbiamo fatto un altro tubo di scarico, quindi dovremmo essere a posto anche sotto quel punto di vista. Vediamo un attimino quale altro problema c'è. Abbiamo un altro problema con le discariche. Questo è 100% pieno e svuota questo edificio, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Anche questo. Orco cane. È un bel problema. È un gran bel problema questo. Guarda qua, si è riempito tutto. Si è riempito tutto subito. E come cavolo facciamo? Io pensavo che questo inceneritore fosse... si potesse, diciamo così, aumentare la sua produzione, non lo so. Allora, fammi vedere un attimo. Si potrebbe, a livello di bilancio. Non che stiamo spendendo proprio poco poco, però potremmo dare un po' più di... un po' più di fondi al discorso monnezza. Il problema è che se io lo vado a svuotare questo edificio in un altro dello stesso tipo, si scambiano la monnezza questi due, quei due edifici. Forse aver messo la monnezza così distante, il monnezzaio qua così, così distante, non è stata proprio un'idea brillante, ma io speravo che... Cosa succede qua? Allora, ok, abbiamo un problema con il traffico. Abbiamo decisamente un problema con il traffico. Ok, attenzione. Oltre che di lavoratori. Sta andando in collasso tutto qui. Ma proprio ogni cosa va in collasso. Non ho lavoratori ignoranti. La spazzatura non viene più raccolta. Ho bisogno di costruire probabilmente un altro inceneritore. E va bene, va bene. È una cosa che... Sì, è una cosa che posso fare. Dove cazzo lo vado a costruire un inceneritore però? Potrei costruire un altro inceneritore se fosse possibile. Tanto qua, che tanto qua non ci vive un cazzo di nessuno. Ok, possiamo costruirlo qua, ad esempio. E chi se ne frega dell'industria, scusatemi. Allora, come questa come prima cosa. Poi mi fermo un secondo perché... oltre alla monnezza, cos'è che avevo visto? Abbiamo ancora questa carenza inaudita di lavoratori un po' incolti. Però io stavo vedendo anche...
La Peppa, ma c'è anche un discorso sanitario qua che non va molto bene, ma è possibile? No, dai, la salute media è buona. C'è stata una morte qua. Un defunto che deve essere recuperato, quindi vuol dire anche che c'è bisogno. Dov'è? Di un cavolo di cimitero qua da qualche parte, no? E allora dovremo creare. Cazzo, però c'è il traffico, signori, c'è il traffico. Come faccio a gestire questo traffico? Mi serve un modo per spingere questi camion a uscire di qui e non di passare da qua. E quindi come posso fare? Potrei. Adesso aspetta, aspetta che ci penso. Aspetta, aspetta. Adesso intanto devo fare questo discorso qua del cimitero. Che vediamo un pochino. Potrei anche gestire in questo modo. Scusatemi. Potrei fare così. Una bella strada chiusa. Dov'è che era? A livello medico, sì, vero? No, allora lo facciamo. Lo facciamo qua. Ecco qua. Rendiamo tutti molto più felici. Siamo molto più contenti. Oddio, per un cadavere non era proprio il massimo della cosa che c'era da dover fare. Però, insomma, ci proviamo. Cosa cazzo facciamo con questo? Cosa cazzo facciamo con questo? Allora, il traffico, avevamo detto. Dunque, se io i mezzi pesanti li vado a limitare. Dunque, restrizione veicoli. E faccio una restrizione veicoli qua. Magari di questi mezzi pesanti. Forse evito che i camion mi passino da qui. E invece mi passino da altre parti. Ecco perché sto notando che fondamentalmente si sta dando priorità. Sì, alla rotatoria come è giusto che sia, però. Dovrei provare, sapete cosa? Ad allargare questo. Ad allargare questa strada. Mi dispiace per le industrie che stanno qui, però è arrivato il momento di fare questa operazione. E dunque, ho bisogno innanzitutto di spostare. Perché non posso spostare questo edificio? E allora, non me la fa spostare probabilmente perché. Perché è piena. Probabilmente perché è piena. Quindi devo un attimo aspettare. Oppure potrei spostare questa discarica. E dove cazzo la metto? Ah, signori, è un bordello, è un cazzo di casino. Niente, va bene, aspettiamo. Ah no, cavolo, abbiamo una quantità di negozi da dover fare, eh? Abbiamo una quantità di negozi. Bene, e allora, cosa c'è di meglio di una zona commerciale esattamente di fronte al cimitero, non lo so, una bella vendita di fiori ad esempio, non lo so. E potremmo, nel mentre vado vado avanti, potremmo far proseguire delle strade anche qua, e riempire anche questa di zona. Allora, questa è una strada a doppia corsia con gli alberi. Quindi proseguiamo fino a qua. Anzi, un pochino più indietro, scusatemi. Ok. E poi da qua ci dipaniamo. Dunque, vediamo di fare magari una cosa fino a questo punto. E poi mi piacerebbe prendere. Così.
No, è troppo. Aspetta. Ok, così. Oh, guarda che bello. Ok, così mi piace. E intanto lo portiamo in questo modo. C'è il problema però di questa benedetta elettricità. Allora, metto un secondo in pausa però, per farlo. La diga addirittura. Come cazzo, no, la centrale idroelettrica. Come cazzo si farà a gestire? Boh. Allora, proviamo a eliminarla da qua e fare invece una cosa di questo tipo. La pagheremo forse un attimino di più. Anzi. È perché qua avrei potuto sfruttare, ma no, non andrò a sfruttare più di tanto questo spazio, è troppo vicino all'autostrada, secondo me. Allora, posso andare anche sull'acqua, sì. Allora, stiamo sull'acqua. Facciamo questa cosa. Ok, no, ma perché non si unisce? Ma perché? Perché siete così imbecilli? Dai, unisci. Ma unisciti! Ma che cazzo è che fai? Ma guarda te, ma che cazzo. Vabbè. Senti. Senti, coso. Ecco. Facciamo così. Vediamo se adesso è possibile unirsi. Perfetto, molto bene. Risolto il problema dell'elettricità. Adesso possiamo. Cosa dite? Riempiamo questa zona? No, io direi anche di no. Però qua possiamo fare dell'altra zona commerciale. E questa zona commerciale, che io andrei a fare. Allora, scusatemi, eh. Farei in questo modo. Ok, intanto possiamo sbloccare un attimo il tempo. Mentre possiamo usare poi dei negozietti tutto sommato più simpatici, cioè più scialli. Qui così. Ok, un'altra piccola zona commerciale qua è stata fatta. Vorrei anche vedere, minchia, qua i rifiuti. Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Allora, io un piccolo dubbio ce l'ho. Vorrei capire dove i mezzi di questa discarica vanno a scaricare a questo punto. Tra l'altro qui abbiamo un altro inceneritore, funzionamento normale, ok. Qui vediamo un pochino com'è il traffico. Il traffico qua si è sistemato non poco e credo che i camion stiano cominciando invece a sfruttare tutte le altre strade che abbiamo dato loro a disposizione. Il problema è che qui invece i lavoratori avrò bisogno, mi sa, di altra zona, sapete, abitativa senza particolari esigenze. Allora, potrei provare a svuotare, a smettere di svuotare e invece di fare l'opposto, magari provare questo. Allora, questo che cazzo è? Camion dei rifiuti. Il proprietario è l'inceneritore. Quindi mi state dicendo che una discarica una volta piena è piena, punto. Non posso mandare i camion della discarica all'inceneritore? Perché non ci sto dietro a tutti questi rifiuti. E io volevo vedere degli altri cazzo di camion.
questo è trasporto alimentari. Tra l'altro dovremmo farci anche un giro, prima o dopo, ragazzi, su questa città. Io avevo detto che l'avrei fatto questa puntata, ma alla fine l'ho passata a risolvere problemi. Allora, io vi vorrei fare un'altra domanda, visto che siete così gentili ad aiutarmi e di darmi suggerimenti durante questo gameplay. Io vorrei capire queste discariche, se c'è possibilità di mandare i rifiuti all'inceneritore. Se si può fare e come si può fare, eventualmente, o se invece devo costruire delle nuove discariche. Insomma, ecco, diciamo che fatemi capire un pochino che scelte devo intraprendere. Detto questo, signori, io vi ringrazio come sempre, vi chiedo gentilmente un pollicino in su per supportare il canale e noi ci vediamo al prossimo video. State in campana, alla prossima. Ciao ciao!